Ci troviamo all'interno dell'aula consiliare di Termini Imerese per il Parlamento Tour 5 Stelle. Lo facciamo. Vicepresidente, una domanda. Questo tour perché questa tappa a Termini Imerese? Il motivo? Ma ci hanno invitato, siamo qui come giriamo tutta Italia da 10 mesi e ovviamente a maggior ragione venire qui è importante perché c'è una crisi in atto di un intero territorio. Con la chiusura degli stabilimenti e la riconversione è l'unica strada, una riconversione che noi abbiamo proposto e che stiamo portando avanti nelle sedi competenti del governo regionale e del governo nazionale. Cosa farete per Termini? Quello che le ho detto, ci sono i documenti ufficiali depositati alla Camera e alla Regione che parlano del futuro di questo territorio, un territorio che deve essere convertito ad una vocazione turistica e dare nuovi posti di lavoro. Il biologico, perché il biologico? Allora, il biologico perché è l'unico modo di poter aiutare i nostri territori e ridurre quanto più possibile l'inquinamento sui territori e inoltre aiutare la salute delle persone, perché quello che l'informazione non vi dice è che la maggior parte dei prodotti alimentari a cui siete sottoposti è ricca di sostanze chimiche che vi danneggia la salute. Quindi la prima cosa è il biologico, tornare ai prodotti naturali. Dunque Italia sempre a chilometro zero? Quanto più possibile a chilometro zero ovviamente, perché lei deve considerare che magari ci sono delle zone italiane che non sono dotate di determinati tipi di frutti, ad esempio che le posso dire le arance in Trentino, giustamente meglio incentivare la frutta locale, ma non è che noi escludiamo il fatto che si possa commerciare della frutta che fa bene alla salute, ma italiana, con trattamenti italiani, secondo le nostre regole, i nostri disciplinari, non prodotti che provengono dall'estero e che molto spesso sono sottoposti a dei prodotti chimici che da noi sono banditi. Quindi queste sono cose fondamentali, questo è per il vostro bene. In 5 secondi, come si può cambiare un paese? Beh, così, con questa partecipazione, continuando a essere cittadini tra cittadini, con le idee, con la partecipazione politica e l'informazione alternativa. Ce la facciamo sicuro, solo questione di tempo. Allora, serve la partecipazione dei cittadini e spiego perché, non è retorica, ma un problema che sta già un territorio così martoriato non lo può risolvere solo una classe politica, ma ci vuole un connubio tra cittadinanza che deve dare il suo contributo e la classe politica che deve avere almeno una linea guida coerente con quello che dice. Quindi solo assieme si possono non solo risolvere i problemi, ma rilanciare un intero territorio. Quindi con questo connubio, ed è quello che noi chiediamo praticamente da sempre al territorio, noi sicuramente speriamo, anzi siamo certi dal dibattito che c'è stato, che questa è la strada che anche Termini adotterà.